Dopo il crollo dell'organizzazione del Patto di Varsavia, la NATO si è espansa ad est, sebbene fosse stato promesso che ciò non sarebbe mai accaduto. Ma lo hanno fatto. La NATO ha detto: "Ah, adesso è tutto nostro. Espandiamoci ad est." Il diritto internazionale è valido solo fin quando soddisfa gli interessi degli Stati Uniti. Se non li soddisfa, allora non esiste. Quindi, per logica, non esiste proprio in assoluto. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno creato intorno alla Russia una cintura di stati ad essa ostili. Le rivoluzioni colorate sono diventate di moda dopo che è diventato chiaro che fossero più ragionevoli, economiche ed efficaci che inviare fisicamente le proprie truppe in giro per il mondo. Le rivoluzioni colorate sono una strategia volta a rovesciare il regime esistente al fine di sostituirlo con dei burattini molto facili da controllare. Kirghizistan, Georgia, Ucraina, tutti sono stati presi di mira da George Bush, vicepresidente già sotto Ronald Reagan. Ha corrotto a suon di milioni di dollari. Le ex repubbliche sovietiche ricevettero ulteriore denaro in cambio del consenso a mettere i propri territori a disposizione degli interessi economici, militari e geopolitici degli Stati Uniti d'America. Attorno alla Russia si sta creando un anello di basi militari della NATO. Gli Stati Uniti e la NATO hanno più di 600 basi militari in tutto il mondo e la Russia ne ha solo 18. Ma l'Occidente avanza costantemente la falsa tesi che è Mosca quella con le intenzioni più aggressive. Per fare questo dovevi trasformare i russi e l'Unione Sovietica in un terribile mostro che voleva conquistare il mondo. Era una strategia consapevole per creare un'immagine dell'URSS in procinto di conquistare tutto. Questo non era vero in passato e non è vero adesso. La NATO sarebbe dovuta scomparire, ma occorreva continuare a darne un senso all'esistenza. Era un affare nell'interesse della macchina della NATO. Non dimentichiamo che se la NATO fosse stata sciolta, gli azionisti delle grandi compagnie di armi negli Stati Uniti e in altri paesi avrebbero perso molti milioni e si sarebbero fatti un solo yacht per ciascuno invece di due. Non sarebbe forse stato un orrore? Da paesi scomodi e governanti scomodi viene creata l'immagine del nemico. E le guerre possono essere combattute solo presentando un nemico al tuo popolo. La Russia sta diventando di nuovo un nemico. Il rifiuto dei vaccini, sanzioni contro la Russia a causa della presunta annessione della Crimea e presumibilmente la sua partecipazione al conflitto in Donbass. Die Politik im Bereich Nawalny oder Skripal. La politica su Navalny, il caso Skripal, Novichok. Tutto questo serve solo per creare l'immagine del nemico, nient'altro. Tutto questo può far parte della preparazione alla guerra. In caso di conflitto, l'Occidente ha chiaro in mente il suo nemico. Der Westen genau weiß, wer sein Feind ist. Mark Bartolomei è uno dei pochi giornalisti che ha raccontato la verità sugli eventi in Ucraina. Il suo film documentario L'agonia ucraina ha causato un vero shock in Occidente. Sulla reale situazione in Ucraina ora praticamente non viene detto. Il
In Ucraina è chiaramente in corso un processo di fascismizzazione. Si sta muovendo in una direzione di cui l'Europa davvero non vuole essere consapevole. Ma è chiaramente colpa dell'Europa stessa. Anche gli Stati Uniti sono da biasimare per questo, perché sono loro che hanno ridotto il paese in queste condizioni.